Stiamo andando a Modena a suonare per Nocinopoli, dove c'è tutto un sacco di cose per il nocino, il vino e il cibo. Ci fermiamo qui a far metano e c'è Super Fabione, grande batterista bolognese. Super Fabione! Uno va a far metano con calma la domenica, chi può trovare la domenica a far metano? A Borgo Panigale, tra nonni e lui, il mitico Paul. Dammi un bacione in camera. Poi lei è sempre scalza, non uscirà mai dalla macchina, però c'è anche lei, eh. Bisogna vederla, che è pigra come un koala. Buona serata a tutti. Come sei messo con i borleghi? Sono messo bene. Sei messo bene con i borleghi? Quando ho finito la roba stasera sono messo bene. Sì. Il grande. Non ne puoi fare qualcuno adesso, sì. Okay. A me piace. È abile. Piace? Sì. Sì, oh, sì. Grande. Known was a lonesome whistle blown at a younger's dream of growing up to ride on a freight train living town, not knowing where I'm bound. No one could change my mind, but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bed I keep on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could see me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better. But I pleaded night and night, there is only me to blame, cause mama tried hard. Daddy rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes, working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could see me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better. But a pleading night and night, there is only me to blame, cause mama tried. All the mama tried, mama tried, mama tried to raise me better. But a pleading night and night, there is only me to blame, cause mama tried. There is only me to blame, cause mama tried. Just one more, baby. There is only me to blame, cause mama tried. Grazie. Grazie. Allora, stanno facendo le sfogline, insegnano per fare la pasta sfoglia. Facciamo due ripresine. Avete tutti questo meraviglioso strumento? Andiamo sotto. Facciamo girare l'impasto. E lo facciamo girare finché vediamo della farina bianca, finché vediamo della polvere. Non cominciare a toccarlo con le mani, guardate, abbiamo il guanto ma finora non ci siamo neanche sporcati. Bene, girate, 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 girate finché vedete che c'è della farina che vola. Questo si chiama impasto al grezzo, vedete, è una grossa briciola.
Ecco, tu ti chiami? Enrico. Enrico, questo strumento non serve per tagliare, serve solo per raccogliere. Comunque vi posso dire che l'anno scorso c'era un ragazzo così come voi, anche come questa piccola macchinetta, ha fatto una piccola ripresa, veniva da Brescia. Alla sera, quando sono ritornata di notte, mi ha fatto vedere che lui era già ritornato e aveva fatto la pasta. Per noi è una grande soddisfazione. Bene? Cosa mi vuoi dare questo strumento? Purtroppo ti devo dare questo perché è quello che c'è. No, io questo... Adesso che stasera facciamo la sfoglia, non lo so, vediamo. Vicino, tête à tête, così? Facciamo allora, tête à tête. Bene, abbiamo tutti questo impasto al grezzo? Cominciano a lavorare le mani. Cominciamo... Stai un po' lontano. Cominciamo a prendere l'impasto di sopra, lo portiamo verso il centro, sopra, sotto... laterali, sopra e sotto, spostiamo l'impasto, puliamo bene 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 bene, perché poi ci sarà la prova tagliere, mettiamo dentro tutto in questa fase, perché se andiamo avanti tutto diventa più complicato. Prova tagliere, che quando andiamo a stendere il tagliere deve essere più pulito di prima, però perché altrimenti quando cominciamo a stendere ci portiamo in giro tutte le briciole. Allora, adesso siete liberi di fare la raccolta come credete, l'importante è che facciate una sorta di panetto, poi fra un po' ci togliamo il guanto e vediamo veramente la tecnica per completarlo bene. Attenzione, perché adesso in due mosse formiamo il nostro panetto, perché vuole portarvi al ragionamento che vi ho detto, quello di ascoltare le vostre mani. In effetti anche per me la mano, quando io tocco il panetto, appiccica un po'. Allora mi mancherà per 6-7 grammi, si possono già togliere perché non mi che adesso Gian Paolo me ne darà. Abbiamo fatto un impasto che adesso è tutto da formare, perché deve diventare bello, liscio, morbido come il sederino del bambino, senza cellulite, bla 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 bla, Allora prendete il pollice della vostra mano sinistra, portatelo verso il centro più o meno, con l'altra mano raccogliete l'impasto e portatelo verso questo pollice, che deve essere coperto più o meno. Un colpo secco lavora questa parte del polso e questa parte del pollice. Tac. Poi lo girate di un quarto, lo riprendete sempre alzando il panetto. Il colpo è un colpo quasi secco, non è uno stracciare come fanno i fornai, No. Impasto, tac, tac, tac. Dobbiamo sempre girare di un quarto d'orologio. Veloce, 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 veloce. Dobbiamo formarlo veramente in pochi minuti, perché le nostre mani, pur non essendo delle macchine, rilasciano calore ed energia. Troppo tempo di impastare, cosa fa la pasta? La slessa, scivola in bocca. Quindi questo procedimento deve essere fatto veramente in pochi minuti, soprattutto con un panetto così piccolo. Io lo faccio con una mano soltanto per farvi vedere meglio il movimento. In realtà potete usarle tutte e due a cadenza, prima l'una poi l'altra, prima l'una poi l'altra. Per completare la nostra pasta, per renderla diciamo liscia e omogenea, a questo punto la forza deve diminuire. Io dico coccole, nel senso sfiorarla. Gli facciamo una bella pirlatura, cosa vuol dire? Come fanno i pizzaioli, con le mani, per metterla via rotonda, forse arriverà anche un po' di pellicola. È molto importante cercare di capire questa fase, perché è indispensabile farla. Io sono venuta a casa, mi sono sfogata con il mio panetto, l'ho preso a manate e adesso lui è nervoso. Non si farebbe prendere neanche morta. Allora che cosa facciamo? Come un po' quando litighiamo con il nostro ragazzo o la mamma, lo mettiamo da una parte, quarto d'ora, 20 minuti, e poi torniamo e riprendiamo. A quel momento il panetto gli è passato il nervoso, si è rilassato e si fa trovare pronto per essere steso, ma noi siamo cattivi, prima l'abbiamo preso manate e adesso lui non lo sa, ma lo prenderemo a bastonate. Questo molto scherzosamente per farvi capire che cosa succede, perché molte volte gli allievi ci chiedono: ah, ma io non riesco a tirare la pasta perché impasto poi non mi viene. Quanto la fai riposare? Niente, non riposa niente, impasto e stendo. E per quanto tempo la meno? Ah, la meno 30 minuti, 40 minuti. Ecco, ti sei già detta tutta da sola.
un nostro impastino, come abbiamo fatto oggi, impastando 30 minuti, sviluppiamo tanto di questa materia del glutine, quindi tanto nervoso la pasta, che prima che lei si faccia trovare pronta, passano 2 anche 3 ore. Perché le nostre nonne venivano a casa dalla campagna e riuscivano a impastare, stendere la tagliatella, cucinarla, e dietro arrivava il marito che era rimasto là, sia nonna mezz'oretta prima? Perché impastavano in 30 secondi. Quindi non sviluppavano il glutine ed erano capaci di stenderlo subito. Cominciavano a impastare, gli davano tanta farina quanto l'uovo chiamava, perché è quello che alla fine succedeva. Con dei movimenti talmente veloci e talmente abili che loro si potevano permettere di stendere immediatamente. Anche i grani erano diversi e allora noi dobbiamo dargli almeno un quarto d'ora, 20 minuti di riposo. Fare la pasta è come andare a ballare, io lo dico sempre. No, è vero, è fatto. Tu ci vai a ballare, Elena, e allora ti dico che fai anche la spoglia, perché quando fai l'alligalli ci sono 100 figure, le sempre è su e giù e su e giù. Quindi ci sono alcuni passaggi che sono importanti, se li vedete e li fate fino alla fine e vedrete che la vostra pasta viene bene. Innanzitutto, quando prendete fuori il panetto, cercate di ricomporlo con le mani e non farvi tentare di rimpastarlo, perché se lo rimpastiamo sviluppiamo di nuovo il glutine e quindi l'impasto diventa ancora nervoso. Quindi lo mettiamo a posto con le mani, partiamo bene con un bel rotondo. Giampaolo mette il mattarello al centro del panetto e con un colpo va verso la parte alta della pasta, ma è qui che dovete guardare, eh? Poi tu me li dai i diritti che stai facendo tutte tutto le quello che vuoi. Va bene. Ma non va fino in fondo sul tagliere, si ferma 2 centimetri prima, ok? Anche voi dovrete fare la stessa cosa, centro col petto, ma vi fermate a bordo del panetto, lasciate 1-2 centimetri. Con un movimento della mano che fa scivolare, lo gira, e fa la stessa cosa, lo gira. E farà questo semplice movimento sempre così, per fare in modo di allargare un po' la nostra pasta, no? L'importante è anche quando voi la spostate, che la girate. Il movimento è quello di metterci la mano, il palmo della mano, e farla scivolare, non prendere la pasta, che io vedo le volte la prendono e poi si allunga col peso e non la controlli più. 1 e 2 prese, così sta ferma. Con le mani comincia dall'interno, va verso l'esterno, facendo un po' di pressione. Bene, adesso c'è. Lo solleva, prende, lo mette di lato, la mano sua sinistra segue sempre la pasta, pronta a staccarla nell'eventualità. E lì c'è il secondo passaggio. Comincia a dare dei colpi di traverso. 1 e 1 al centro, ed è già di nuovo in pole position per ripartire. Occhio, perché se voi fate questa tecnica e l'osservate, ed è sempre quella, la pasta viene da sola, non ci sono 50 virtuosismi da fare. Mano sinistra, abbassiamo la pasta che già con la gravità un po' cede di suo e andiamo di sinistra. 1, 2, 1, 2, 1 e 2, e ripresa. L'importante è che le battute che facciamo a sinistra le facciamo a destra e le facciamo anche al centro, per poi riavvolgere sul mattarello e ritornare. Ricordatevi che la sfoglia perfetta è quella che quando è terminata o è rotonda, oppure come vola Bologna le ovale, perché Bologna dice anche vola di David Court e la tagliatella lunga. Vedete, Giampaolo, mi sono distratto un attimo, però sta continuando con quel ritmo. Spinge, raccoglie la pasta quasi totalmente, ne lascia 10 centimetri. Giampaolo è bravissimo, io tutte le volte lo vedo lavorare e glielo dico. Apre, la sua mano sinistra accompagna sempre la pasta, la abbassa di nuovo e ritorna sui laterali. E adesso lui però cambierà un po' il ritmo, vedete che comincia a ranare. Questo modo di spingere il mattarello in questa maniera evita il cosiddetto scannellamento finale che facevano le nostre nonne, perché se lo fate con armonia voi arrivate alla fine che non c'è diversità dall'interno verso l'esterno, ma
ma la pasta viene veramente su tutta uguale. E questo movimento che adesso vi invito a guardare, poi ve lo insegneremo anche, praticamente sostituisce, l'ho già detto, questo scannellamento, ma vi fa fare anche molti centimetri velocemente, perché per fare una sfoglia di 5 uova come sta facendo lui, mica dobbiamo stare a casa da mangiarsi una pizza o andare al cinema, cioè dobbiamo dire abbiamo mezz'ora, appena pensi in cova 3 adel, cioè questo è un po' il concetto. Vedete il laureato cum le breve, eh? Bravo Giampaolo! Tietan Modna. Bologna. Ted Bologna, mamma mia. Vabbè, lo chiederò anche a te, dai. Tu cosa, quando c'hai un amico, cosa gli fai mangiare ai tuoi amici? Non le tagliatelle, però. E invece? E invece dovrei. No, lo sai perché? Perché è giusto che tu poi sei bolognese, che vi vantate tanto con questi tortellini, e poi lì bisogna vedere se è più buono qui al mondo o qui al Bologna, perché sennò qui, cioè, è una guerra che è un po' come non finirà mai. Parmiglia è più buono qui al mondo, però ti dirà che è più buono qui al Bologna. A me piacciono tutti e due. No, perché voi bolognesi, e tu sei giovane, ma non lo sai, ma nel 1972 è stata depositata alla Camera di Commercio una ricetta del tortellino del bolognese, che è una ricetta cotta. Addirittura il lombo sembra quasi arrosto, messo col rosmarino, sotto un peso, fatto andare tutta la notte, picchiato, smanettato. Adesso mi devi spiegare perché a Bologna smania al ripieno crudo. Eh? Io sono dell'88 però. Va bene, perché tutti i macellai hanno capito che è diventata una risorsa per esaurire tutti i culi delle mortadelle, tutti i culi dei prosciutti. Roba buonissima, perché è roba buonissima. E poi perché lo devo cuocere, che dopo devo pulire anche il tegamino. Ma facciamolo ben crudo, che è più buono. Anne brisavere, al turtlin bon è quel, da mio avviso, da modenese, cotto, dalla mia opinione. Perché poi il tortellino bolognese, e adesso già che mi riprendi mi sfogo con te, mettilo in rete, così lo sa tutta l'Emilia Romagna, si svuota. Quando io vado al ristorante che mangio un tortellino, prima di mangiarlo so se è bolognese o se è modenese, perché il tortellino bolognese si svuota, il cicciottello della carne cuocendosi si riduce e il tortellino c'ha tutte le grinzine come c'ho io da vecchia. Invece quello modenese fatto con ripieno cotto si gonfia ed è orgoglioso anche da cotto, è bello pacioso, bello bello pieno. Quindi a Bologna bisogna che mi tiri d'accordo, o cotto o crudo, eh? Natale, quindi tortellino modenese. Per me tu faresti bene per passare un buon Natale a mangiare il tortellino modenese, però fai quello che la mamma ti dice. Veniamo da lei, noi suoniamo, siamo i ragazzi che suonano. No, ma guarda tu. E tortellini tutta sera. No, cioè... Per me è così. Comunque ci siamo persi nel discorso dei tortellini. Va bene, va bene. Il discorso era che io volevo sapere per cosa davi la prima volta da mangiare i tuoi amici. Assomma, ancora ho la memoria buona, eh? E mi hai detto i tortellini. Allora, no, non ho detto i tortellini, ho detto non le tagliatelle. Ah, non le tagliatelle. Peggio non le tagliatelle ancora. Peggio ancora. Dovrei le tagliatelle. Invece, secondo me, tu fai male. Perché? Dovrei dare tagliatelle. Io che vivo la pasta anche con una passione, chiamiamola empirica, una passione, diciamo, se vuoi, anche di fantasia, no? Io penso che una prima volta che tu hai un amico o un parente che ti preme, il piatto per eccellenza sia la tagliatella. Il tortellino o il tortellone è troppo individuale, si mangiano uno alla volta. Invece la tagliatella la prendi, la fai su, si arricciano tanti. E poi prima di venire nella mia cucina io prendo la tagliatella e gli dico: ma tu sei veramente mio amico? Sei sicuro? Perché in questa casa io non è che faccio entrare cani e porci, certo. Entrano chi mi preme. Allora io prendo la tagliatella, te la butto. Se tu hai capito che cosa ti voglio dire, tu la prendi e mi dici sì, Rin. Bello, io e te da questo nodo giallo siamo legati per sempre. Ecco il senso della tagliatella. Bellissimo. Che non ce l'ha né il tortellino né il tortellone. La seconda volta gli faremo i tortellini o i tortelloni. E come va condita la tagliatella? Con ragù. Con ragù. Con il ragù. Va condita con il ragù. Scusami, adesso che me l'hai caricato bene, lui è Paolo dei Lovesick Duo e potranno incominciare a suonare, diciamo, belli carichi.
sanno già cosa devono mangiare dopo. Fame, c'ho fame adesso. Sai che io lo sapevo questo perché le tagliatelle le ha fatte quasi tutte Giampaolo stamattina, perché io mi sono occupata della cucina e tutti venivano a chiedere le tagliatelle. Allora io dicevo no, ci sono le farfalle. Allora guardavano un po', poi dicevano ma no, io voglio la tagliatella. Mangi le farfalle intanto, sempre sfoglia, no? Perché sapendo che avevamo la forza che avevamo, sapendo che arrivavi te da Bologna, perché una tagliatella come la nostra non la mangerà mai più, abbiamo riservato la tagliatella per voi. Grazie. Prego. Capito? Ma voi siete da tortellino o da tagliatella? E se tortellino, bolognese o modenese? Dai, scrivetecelo nei commenti. Benissimo, ti faccio due riprese. Ah, sì, sì, vai tranquillo, vai tranquillo. Non mi dispiace, mi fa sempre piacere. Così mi fai anche un po' di pubblicità in giro. Infatti se mi lasci poi dopo i contatti, ti mando. Dopo lì c'è... Non c'è il sito internet perché non ce l'ho ancora. Non mi... Sì, 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 tutti gli strumenti, gli unici vecchi sono questi qui che vedi che non sono ancora fatti. Cioè, devo sistemarli, ecco. Chiamo Davide Robertazzi, vengo da suonare lo strumento, sono più bravo nell'artigianato e il violino proprio. Suonavo il violino e non avevo ritmo, però mi piace tanto l'artigianato e mi sono infilato lì per trovare un lavoro, un po' di nicchia, un po'... Chi dia del gusto, chi dia del valore a quello che fai, non come tutti i lavori che non danno gusto. E quindi ti piace? Di dove stai? Di dove sei? Ah, sono di Ravenna, vengo da Bagnacavallo esattamente, che sarebbe poi la seconda capitale della liuteria, perché prima c'è Cremona come fiera e tutto. Quindi fai violini, viole, violoncelli e basta. Contrabbasso è tutto un altro genere. Okay. Per la gente più comune, che tutte le volte c'è questa cosa che ogni volta che vedono la Fra dicono dei nomi a caso, tipo ah, viola, facci vedere la differenza tra un violino e la viola. Questo Vai. È un violino e questa è una viola. Cambiano le altezze. Leggermente più grande. 42 e 34 più o meno, 35. Quindi la viola è similissima al violino. Smettete di dire che contrabbasso è una viola e guardate questo video. Il contrabbasso è un basso, non è una viola. Buona le, come dicono a Bologna. Buona. Grazie, grazie. Prego, prego. Grazie a voi, saluto. Ciao. Offre l'associazione Mattarello. Però non c'è scritto qua. Qua. Ma vedi che c'è sempre il segreto. Facciamo le cose fatte bene. Ma non ci viene, non si vede. Eccola qua. Beh, bellissimo sto logo. Certo, questo è un orologio di finale media che si è rotto. Perché il ricavato va in beneficenza. Esatto. In beneficenza. Esatto. Per le scuole che hanno bisogno di finanziamenti. Post remoti. 2, 1. Aspetta perché dobbiamo fare un po' di prove. Esatto. 3, 2, 1. Ciao. Grande. Carinissima, carinissima. Vi voglio bene ragazzi, grazie. Siete i miei miti. Questa ve la lascio, quando è finito me la riporto. E dopo vi portiamo anche un disco. Va bene, poi ci sentiamo, sai? A dopo. Ciao.